futuro riparte dal cuore. Il cuore della città di Fermo, Palazzo dei Priori, ancora inagibile dopo il terremoto del 2016, ma presente nelle locandine del convegno. Il cuore dei giovani del liceo artistico Preziotti Licini, che lo hanno ritratto in molteplici ed originali forme esposte a Villa Bonaparte a Porto San Giorgio. Il cuore di Don Vinicio Albanesi, che davanti a una folta platea al Teatro dell'Aquila di Fermo, in una riflessione sul concetto di fine vita, ha spiegato che, in certe circostanze, il cuore deve essere lasciato libero di non battere più. Il cuore, infine, dei giovani cardiologi che per il secondo anno consecutivo si sono riuniti a Fermo e Porto San Giorgio per confrontarsi sulle ultime novità del settore. Organizzata dal gruppo di lavoro del dottor Domenico Gabrielli, dirigente tecnico dell'unità di cardiologia dell'ospedale Murri di Fermo, con il patrocinio dell'AMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, si è svolta da giovedì 25 a sabato 27 gennaio la seconda edizione del convegno Il cuore dei giovani cardiologi, dedicato appunto alla formazione e all'aggiornamento dei giovani professionisti del settore. La formazione dei giovani è un punto focale nel miglioramento della qualità delle cure e nel mantenimento di quell'entusiasmo che fa parte del nostro DNA, perché tutti noi siamo consapevoli che la medicina non è solo un mestiere, un'arte, ma è soprattutto una passione. E quindi è importante, quando si sono accumulate esperienze, poterle trasferire e far sì che i giovani, diventando protagonisti in prima persona della loro formazione, acquisiscano direttamente queste competenze con lo scambio di nozioni e di contatto fisico e culturale con persone esperte. Quindi questo scambio arricchisce, secondo me, gli uni e gli altri, consentendo di appunto migliorare le competenze di ciascuno e riportare questo miglioramento delle competenze poi nell'attività nostra quotidiana, che è quello che ci sta a cuore. E a noi, come Aria Vasta 4, come Sanità Fermana, fa molto piacere ospitare questo evento. È l'occasione per poter dibattere di temi importanti, di temi su cui abbiamo il confronto e le varie opinioni dei professionisti nostri e dei professionisti ospiti che vengono qui a Fermo. È così che si devono affrontare oggi i problemi della cardiologia. La cardiologia non è una monade che lavora separata, ma è all'interno di un sistema da cui deve trarre le energie e le risorse necessarie per garantire ai cittadini la salute cardiovascolare. Ecco, quali sono le linee guida che lei si sente di dare ai giovani cardiologi? Sono quelle di lavorare creando, sulla base dell'esperienza che ogni giorno si accresce, i loro comportamenti, tenendo presenti le evidenze, le prove di efficacia dei trattamenti, dei farmaci, degli strumenti che utilizziamo per la cura cardiovascolare, ma ogni volta avendo presente la persona nella sua interezza, con i suoi problemi spesso multipli, ma con la necessità di garantirsi che la persona, una volta avviata su una strada terapeutica, la segua realmente. Troppe sono le persone che abbandonano la terapia, per esempio quella antipertensiva, per decidere di sospendere qualcosa. No, la medicina è in grado di offrire supporto, di offrire risultati, ma a patto che l'alleanza terapeutica sia mantenuta anche dal cittadino. Un'intensa 3 giorni di studio e confronto presso i bellissimi spazi di Villa Bonaparte a Porto San Giorgio, con un accento particolare alle nuove necessità di cura dei pazienti e alle sfide del futuro. Un momento, tra l'altro, che ha visto molti giovani cardiologi protagonisti della formazione dei loro colleghi. È il caso, ad esempio, della dottoressa Antonella Moreo, responsabile del centro di ecocardiografia dell'ospedale Niguarda di Milano. Abbiamo presentato un caso clinico che
il sottolinea l'importanza dell'ecocardiografia nella gestione del paziente con endocardite infettiva, una patologia gravata ancora da un'elevata mortalità che spesso impegna il cardiologo clinico in una difficile diagnosi e difficile gestione della patologia e del trattamento. Lei è la responsabile dell'imaging all'ospedale di Niguarda. Perché è importante questo studio poi per la cura delle patologie cardiache? L'imaging nell'ambito della cardiologia ha avuto degli enormi progressi in questi ultimi anni ed è diventato un momento fondamentale nella gestione del paziente con una cardiopatia perché ci dà importanti informazioni per la diagnosi della cardiopatia, per la gestione e la scelta del trattamento migliore, ma anche per seguire il paziente nel follow-up dopo l'intervento per vedere quello che è l'effetto a distanza. Quando parliamo di imaging cardiaco intendiamo varie metodiche che ci permettono di studiare il cuore. Abbiamo l'ecocardiografia, che è una metodica non invasiva, che è possibile effettuare al letto del paziente, che è ripetibile, che ha una grossa diffusione su tutto l'ambito nazionale, anche nei piccoli ambulatori e nei piccoli ospedali. Ci sono poi metodiche invece più avanzate, come la risonanza, come la TAC, che vengono invece effettuate in ospedali di più grosse dimensioni e che vengono effettuati in casi selezionati. Particolarmente interessante anche per il pubblico esterno la tavola rotonda del 25 gennaio dedicata alla compatibilità tra etica, professione e sostenibilità economica, che ha visto tra gli altri la partecipazione del direttore dell'Area Vasta 4 Lucio Livini e del presidente della comunità di Capodarco Don Vinicio Albanesi. Io credo che l'etica, la professionalità e la compatibilità economica sono argomenti che possono coesistere, anzi debbono coesistere all'interno di un percorso clinico assistenziale a garanzia del paziente cardiopatico malato e nell'interesse del sistema sanità che deve riuscire a garantire risposte sempre più appropriate e di qualità. Ecco, la nostra ASUR ha veramente diverse eccellenze, parliamo ovviamente di quella fermana, in cosa magari invece può migliorare? La nostra ASUR ha un buon livello di offerta sanitaria sia in termini ospedalieri che in termini territoriali. Fatti salvi i percorsi ospedalieri su cui ci sentiamo abbastanza garanti, noi stiamo investendo molto sul territorio perché vogliamo che tanta domanda che arriva in maniera inappropriata in ospedale non bussi alle porte del pronto soccorso ma vada a presentare il bisogno sul territorio, sui servizi territoriali dove noi abbiamo messo in piedi reparti di cure intermedie, ospedali di comunità, punti di primo intervento che ora noi chiamiamo punti di assistenza territoriale perché li abbiamo voluti rendere meno punti di emergenza ma più di tipo ambulatoriale. Abbiamo potenziato, stiamo lavorando sul sistema dell'emergenza e sul sistema della rete e dell'assistenza primaria. Io credo che queste siano delle buone risposte, anzi in coerenza con quello che prevede la Regione Marche nelle carte regionali, noi siamo in linea e posso veramente vantare e vantarmi di questa sanità fermana. Io ho messo l'attenzione su due aspetti. Il primo, la rigidità del sistema per cui la catena di risposte diventa più onerosa, più lunga e più inefficiente. La seconda osservazione è che il benessere delle persone è un benessere complessivo che va all'intervento sui vari organi, sulle varie malattie, ma bisogna anche tener conto del contesto, della persona nella condizione in cui vive, con la famiglia, all'interno dell'ospedale, con gli amici, in modo tale da dare un vero e proprio benessere. Ecco, i dottori poi che sono intervenuti si sono chiesti se è possibile esercitare l'attività medica professionale in maniera etica, però cercando anche di rispettare i criteri economici, e noi la porgiamo a lei questa domanda.
Ma lo stesso direttore dell'area vasta 4 ha detto espressamente che si può spendere meglio e con più efficienza, però è una catena lunga che parte dal medici di medicina generale, va agli specialisti, va alle leggi che spesso mettono sotto scacco il medico stesso, per cui adopera una medicina difensiva, cioè un sistema che però bisogna riconoscerlo è uno dei migliori al mondo, il nostro. Ci sono degli spazi per migliorarlo e per renderlo più efficiente. Tra i momenti più sentiti del convegno, l'inaugurazione di giovedì 25 al Teatro dell'Aquila di Fermo, alla presenza di svariate autorità locali e regionali, primo fra tutti un entusiasta sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro. Io ringrazio il dottor Gabrielli perché un momento come questo è molto importante. Pochi secondi fa stavo guardando senza farmi scorgere più di tanto la platea e vedevo così tante persone che con i loro cellulari stavano facendo foto al nostro teatro. Queste sono tutte cartoline che gireranno per l'Italia e credo che per questo è necessario veramente affermo. Quindi stiamo implementando la politica del turismo congressuale e questo credo che per noi è veramente importante. Ecco, oggi hanno parlato del cuore dei giovani cardiologi, però io le voglio chiedere del cuore di Fermo. Tra l'altro a Villa Bonaparte abbiamo visto delle bellissime opere dei ragazzi dell'Istituto d'Arte, tutte dedicate al cuore, e ce n'era una sul cuore di Fermo con proprio la figura di Fermo e un cuore. Ma i ragazzi, vabbè, sono una nostra grandissima risorsa. Io credo che il cuore di Fermo ha ricominciato a battere, nel senso che da un po' di tempo anche noi fermani ci rendiamo conto la bellezza della nostra città e la bellezza di vivere in questa città. Poi tutto è migliorabile, tutto è ottimizzabile, per carità, ma siamo veramente fortunati, credo. Momento più toccante della serata, senza dubbio, il monologo di Don Vinicio Albanesi sul tema etico del fine vita, uno straordinario spunto di riflessione per i medici e non solo. Partendo dalle parole di Papa Francesco, Don Vinicio porta l'intera platea a riflettere sul significato della parola salvezza e sulla proporzionalità delle cure, mettendo innanzitutto al centro il malato e la sua volontà. Il medico è chiamato a curare, a guarire, in alcuni momenti non riesce e quindi bisogna accettare la morte. E il Papa, questo tema nel messaggio che ha fatto nel novembre scorso al congresso internazionale di medicina, l'ha ricordato dicendo che le cure non devono essere esagerate ma proporzionate a quello che serve. La persona sceglie qual è la cura più adatta e non si tratta di eutanasia ma di non impedire che la morte sopravvenga. Quindi è un'apertura intelligente, capace di rasserenare gli animi, nel senso che occorre lavorare, curare, accompagnare, non lasciare soli finché c'è vita. Quando c'è la morte, ugualmente avere la capacità di accettarla. Un grande successo per un convegno organizzato con impegno e professionalità dal dottor Gabrielli e dal suo staff. Un evento capace di offrire formazione ai giovani cardiologi, ma anche di parlare a tutti noi con un linguaggio semplice e comprensibile su temi importanti per le nostre vite. Ecco, un convegno che si articola su più giorni con incontri, workshop, tavole rotonde e anche momenti un po' particolari come quello di stasera al Teatro dell'Aquila. Sì, è importante assolutamente secondo me variare i momenti nella formazione, fra momenti di formazione prettamente scientifica e momenti di accrescimento culturale e di riflessione culturale come può essere stata quella di questa sera sull'etica di fine vita,
che ha fatto a molti di noi pensare approfonditamente su quella che poi purtroppo è una delle situazioni che spesso ci troviamo nella quotidianità ad affrontare. Il problema della società e della medicina moderna è che l'eccesso di tecnicismo fa perdere il contatto con quello che poi è la persona. La persona invece deve rimanere per forza al centro del nostro agire, e perché altrimenti perdiamo il senso della realtà e rischiamo di fare cose bellissime ma inutili. Tra l'altro, da giugno sarà il presidente nazionale dell'AMCO, ricordiamo un importante punto in questo campo. Sì, grazie per la domanda, perché per me è sempre un piacere parlare di questa società scientifica che mi ha colpito il cuore da tanti anni e che mi ha visto, diciamo, esperire varie fasi della mia professione da giovane, poi diventare presidente regionale Marche in tre mandati e attualmente avere l'onore e l'onere di assumere da giugno la carica di presidente nazionale. Ricordo che l'associazione, la società scientifica, è una delle più grosse d'Europa, raccoglie più di 5.000 soci, una fondazione per il tuo cuore, che ha al suo interno un centro studi, il centro studi dell'ANCO, che è un centro studi che è nei primissimi posti a livello mondiale per la qualità della ricerca scientifica. Quindi è una società scientifica che, come dice il nome, fa il proprio lavoro, e quindi è un impegno che sarà molto, molto stimolante, oltre che oneroso ovviamente da un punto di vista dell'impegno.